ricordata come l'alluvione del 1 novembre 2015. La Calabria viene interessata da una devastante alluvione causata da un'area di bassa pressione molto intensa intercettata sul versante ionico, che è risultata evidente fin dal giorno precedente. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, infatti, le condizioni meteo peggiorarono rapidamente e le precipitazioni si fanno sempre più intense e concentrate. Mentre le notizie sui TG nazionali tardano ad arrivare, il tantan mediatico sui social network e la nostra lunga diretta televisiva delineano immediatamente la gravità della situazione. 600 mm di pioggia in 48 ore, venti che hanno raggiunto gli 80 km orari. L'immagine che più di altre ricorda la gravità di un'alluvione che a distanza di un anno mostra ancora i segni di una politica e una burocrazia che arranca e fa più danni dell'alluvione stessa è stata la distruzione della linea ferroviaria e della statale 106 ionica nei pressi della località La Marinella di Bruzzano, poco a nord di Brancaleone. Là si aprì il bacino del torrente di Bruzzano che prende il nome della cittadina che a pochi chilometri dalla costa si affaccia sull'ampio alveo sassoso che risulta essere per buona parte dell'anno quasi sempre privo di scorrimento d'acqua in superficie, come accade per la maggior parte delle fiumare calabresi. In quel tratto ferroviario furono sufficienti 48 ore affinché FS ripristinasse il tratto. Non è invece bastato un anno ad ANAS a completare dall'altro lato della 106 a Colonia Marina il tratto nevralgico del ponte sul fiume Allaro. Anche qua la stessa cosa. Tra il 31 ottobre e il 1 novembre crolla il ponte lungo la 106 tra Caoloni e Stignano, ma diremmo meglio tra la Locride e il Catanzarese. Anche le tante promesse, compresa quella del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio. Allora, insieme al capo della protezione civile, Curcio, sorvolò le zone colpite, garantendo tempi rapidi per il ripristino del tratto stradale. Avendo sorvolato in elicottero e non in auto, il ministro non avrà sicuramente capito il disagio che da un anno il nostro territorio sta vivendo e non sappiamo per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare.